champagne. Francesco, portatene un'orzata. Un'orzata a me? Una donna come me champagne? Orzata, ho detto! Champagne! Signori, orzata o champagne? Champagne, presto! Champagne, signori, champagne! Angelica, scusami. No. Fammi sentire. No, caro mio, io non ho nulla da aggiungere. Io vi dono la vostra libertà e mi riprendo la mia. Oddio, ma che... Stammi a sentire, veramente. Mi hanno fatto, siamo pronti. Caro amico! Il caro Massimo da settimane è innamorato di me. Lo siete ancora? Caro amico! Ma signora, qui di fronte a vostro marito. Ma mio marito dov'è? Lui chi? Ma no, lui è stato solo il mio amante. No, scusa, ma l'imbecille era lui. Adesso non è prigione libera, liberissima. E voi, Massimo, siete sempre disposto. Ma potete dubitare. Mondello, ti proibisco di sentire quello che dice la signora. Andate, non ascoltare. Quel maschione, andate. Sì, va bene, non ascoltare. Ma dove l'ha alloggiato? Al centro d'oro. Bene, io non prendo ordini da nessuno. No, adesso mi devi ascoltare. Tu non mi puoi condannare così senza prima ascoltarmi, va bene? Devi sapere che 3 giorni fa, no? Sì. Ti mancava Brexit. Anche lui mi ha promesso una lingua se fossi diventata la sua amante. No, lui ha fatto un bel becco. Come dice, scusi? Sì, lui fa un bel becco. È vero, Don Berto, fame, no, con contento. Voi scusate che ti spiego. Scusate, volete negare di aver fatto un bel becco? Sì! Cioè no! Ma sempre perché sono un marito fedele? Ah, e figuriamoci se non lo fossi! Madonna! Il numero della sua casa! No! Andate, vi raggiungo subito! Ma perché? Andate! Prezzo! No, perché... Signori, vi prego di abbassare la voce per cortesia. Vada fuori anche lei, se no non rispondo delle mie azioni. Lei sa, non alzi tanto la voce con me. Il giudice non avrebbe dovuto rimetterla in libertà. È stato rimesso in libertà. Esatto, è stato arrestato per aver oltraggiato il pudore. Vada fuori! Siamo al coma, ma ti vuoi sapere razza di uomo sei? Che razza di uomo? Sì. Te lo spiego subito che razza di uomo sono. Io sono un uomo innocente che una serie di disavventure fanno sembrare colpevole. Ah, così non siete voi ad essere venuto qui con un'altra donna, ad aver oltreggiato il pudore di una colomba e ad aver avuto rapporti con la moglie dell'americano, eh? Ma certo che sono io. Allora... Non ero io. Ah no? Sembra sentire. Non ero io che ti sta parlando in questo momento, ma ero io... completamente plagiato dalle pillole d'Ercole dell'amore, come diavolo si chiama? Non io. Pillole d'Ercole, che è un'invenzione di Esposito che mi ha fatto prendere a mia insaputa. Guarda, è una droga infernale che ti ubriaca, ti eccita, ti toglie la ragione, poi la mente si ottenebra e esce fuori una bestia. Ma la bestia si può domare? Sì, beh, sì, quelle vene, non gli uomini, cara mia. Ma lì, queste storie sono favole per incantare i bambini. Purtroppo li svegliano gli uomini. Ma andate a raccontarlo altrove. Ma perché non ci credi? No, ci crederà la signora Tedeschi. Vabbè. Quanto a me, addio. Oddio, è impazzita, come ci credi? Ti è impazzita, che vuoi fare? Luciano, che c'è ancora? Che c'è? Le tue pillole dell'amore, va bene? Si chiamano pillole di Ercole, ho deciso. Non mi importa come si chiamano, va bene? Mia moglie sa tutto. Dove stai? Sì, sa tutto, va bene, adesso. E se in un quarto d'ora tu non l'hai convinta della mia innocenza. Stai a sentire. Della mia innocenza. Ma come? No, tu non uscirà io da qui, va bene? Ci penso io. Sono venuto apposta. Io vado fuori, fra un quarto d'ora ritorno. Mi raccomando. Sì, un quarto d'ora. Ma come? Proprio lei, ma scampone. Lei e le sue maledettissime pillole d'Ercole. Mi ascolti, signora. Luciano non ha nessuna colpa, è tutta colpa mia. Ma perché mi state prendendo? Mi ho dato io delle pillole. Ah, signora, veramente, lei mi deve credere. Ma lei, che fino a poco tempo fa mi ha raccontato che Luciano era a carcere per un consumo. Vabbè, ma l'ho detto così perché non sapevo che poi lei lo avrebbe saputo. Guarda, appunto. Ma 11 minuti fa. Capisco che lei vuole salvare il suo amico, ma usi un sistema più credibile. Questo delle pillole non lo bevo. Ma no, signora, mi deve credere. Ma lei? Sì, signora. Ecco il champagne, signora. Grazie. No, tu lo champagne non. Io ho detto orzata, come la roba non va bene. No, ho detto orzata, va bene. Ma io sono una cocotta. Angelica, tu lo champagne non lo bevi, va bene. Ma io voglio lo champagne. No, assolutamente no. Ah no, stai a vedere, caro. Ah sì, dai, vediamo, dai. Ecco. Stai a guardare.
Esposito, mancano 7 minuti, eh. Me ne bastano 5. 7 minuti. E crede di convincermi in 5 minuti. Anche di meno, signora. Sentiamo, cosa da dirmi? Niente. Allora io me ne vado. No, che se ne va, lei rimane qua. Massimo Mondello mi sta aspettando. No, anche aspettare, rimane qua, signora, tranquilla, perché mi deve ascoltare, mi deve dare retta. Francesco, mi cerchi il dottor Tedeschi. Me lo riporti qui, vivo o morto. E l'avamo Tedeschi, 20.000 lire. Corri. Ma lasci stare, mio marito. Ma lei non sente caldo? Non necessariamente. Ma lo sa che forse è stato lo champagne? Sì. Ma dove va? Ma sa che lei è proprio un bell'uomo? No, non è vero, io non sono un bell'uomo. Ma come dovrebbe rifiutare una donna mi come me? Sta. Signora, la prego. Ma dove va? Signora, senta, qui. A me le donne, mi sono mai piaciuto, va bene. Oh, a parte questo, ok. No. Che peccato. Grazie. Allora, sei convinta finalmente? Convinta? Neanche per idea! Come? No! Come no? Amore! No, sì, no, non voglio! Non voglio! Angelica, che fai? Ti odio, ti detesto! Ma perché? Ma se tu mi baciassi? Sì, tesoro! Sì. No, ma che caldo! Oddio, non è che ha dato le pillole pure a lei, no? Sì, oddio, è vero, è così! Mostro! Sì! Perché mi hai tradito? Ma non l'ho fatto apposta! È che non lo sapevo resistere! Come non fai resistere tu adesso? Come resistere? Sì, perché Esposito ha fatto perdere anche a te! Sì! Ti credi adesso? Neanche per idea! Ma come no? No! Ti dimostrerò che nonostante le pillole, la testa si può domare! Ma che moto, dico! La panna è chiudendomi in camera! No, scappando! Sì. No, amore, vieni qua! Ehi! Questi dischi sono proprio strani! Certo, non lo aprire! Ma cretino, vado dall'altra parte, dalla finestra! Hai ragione! Ma vedi, ci fossi io qua, questo è rimbranato, guarda, la cosa è impossibile! Ma quest'ora l'avrà liquidata, speriamo! Ah, dottore, lei è qui! E un attimo, Sì, e sua sorella? Sua sorella? È in camera con suo marito! Perché sua sorella ha un marito? Sì, il dottor Tedeschi! Cosa? È un amante! Sì. Allora è ingannato me! Vabbè, non esagero adesso! No, mi vendicherò! E vuole vendicarsi? In fondo la riabilitata, lei può andare avanti a testa alta! E a me il mio difetto chi me lo ridà? Oddio! Volendo! Potrei darglielo io, signora? Però, bel bocconcino Esposito, Sì. Fifina, sta arrivando. Lo sai? Sì. No, non mi interessa. Senti, sta arrivando il colonnello locale. Sì, l'ho visto dalla finestra. Signora Picò! Eccolo, senti, quindi mi raccomando, appena lo vedi, buttagli le braccia al collo. Ciao, mio padre! Benissimo, brava, fatti vedere. Sì. Sei perfetta. Cerca di essere il più credibile possibile. Sì, mamma, sì. Eccolo. Signora Picò! Oh! Sì. Mario, ecco tua figlia! Cielo! Silenzio! So tutto! Oh, mio Dio! Signora Picò, lei ha trattato il colonnello Mario Locascio come l'ultimo dei coscritti! Io? Sì, suo padre è un artigliere! No! Era un caporale dei granatieri! Ah, quei padri cominciano ad essere troppi! Oh, Mario, dove vai? Ma allora non mi sposi più! Ma vado a farsi sposare dal ministro della guerra! Le VMDC. Sì, pillole di Ercole, vabbè, non importa. Io ho ricevuto telegramma dagli Stati Uniti. Sì. Io traduco per voi. Sì. Comprare per America Monopoli Invenzioni, dottor Esposito, pillole di Ercole. Offrire $100,000, vuoi accettare? Accetto, però ad una condizione. Che so, finalmente questa sera potremo partire per Parigi, guarda. No, ma voi dimenticate mia vendetta. No, questa è la condizione, che noi non si vendichi più del dottor Tedeschi. No, io non accetto. Allora niente migliore, mi dispiace. Io cambio idea, io accetto. Perché America viene prima del mio onore. Business is business. Io brindo all'America. Se fra 9 mesi nasce il bambino, chiameremo Ercole. Lo champagne! Un uomo!
Matteo, Gino Berardi, la signora Colomba con Ugo, Marisa Sarno, Francesco, Simone Fabiani, Charlotte, Maria Bianca Lodato, Massimo Mondello, Salvino Caltagirone, la signora Bicò, Adriana Orsini, il colonnello Locascio, Gaetano Zaffiro, Odette, Laura Loi, Mr. Braxton, Giacomo Lanza, Angelica, Laura Pizzi, il dottor Esposito, Emilio Saccoccia, il dottor Tedeschi, Aldo Giannetti, dobbiamo ringraziare, siete stati molto carini, ci avete molto aiutato stasera, grazie, perché l'emozione comunque gioca brutti scherzi. È bravo, bravissima. Noi dobbiamo ringraziare qualcuno, ovviamente loro per primi, poi il nostro scenografo che è Giuliano De Simone, bravo. I nostri tecnici che sono in cabina di regia. E poi noi dobbiamo fare un ringraziamento particolare alla preside Emilia Carotenuto, senza l'aiuto della quale non avremmo potuto preparare la nostra commedia, perché ci permette di fare le prove nella sua scuola, che è una cosa per noi importantissima, perché in questa città luoghi per fare le prove per le compagnie amatoriali non ce ne sono. Quindi grazie Emilia. Grazie. Noi speriamo che vi siate divertiti. Sembra di sì. Allora, noi, come vi dicevo prima, vi devo dire due cose. Innanzitutto, non buttate il vostro biglietto, perché sul retro c'è un timbro. La proprietaria della pizzeria Acqua e Sale, che si trova in via Cicerone, pratica uno sconto del 15% a tutte le persone che andranno a mangiare la pizza per i prossimi 2 mesi. Escluso la domenica, è chiuso, il sabato sera teme di non farcela per l'affluenza della gente, però in tutti gli altri giorni potete andare, quindi per 2 mesi, insomma, mi sembra una buona cosa. Poi noi replichiamo questo spettacolo qui domani pomeriggio, no, e con voi, no, con voi. E il 12 maggio al Teatro Cafaro, quindi se lo volete dire a qualcuno, se lo spettacolo vi è piaciuto, noi vi saremo grati. Grazie. Grazie, grazie. E le pillole andate da Emilio. Ah, il nipotino.